sono ottime probabilità che il 9 gennaio del 2000 la Lazio festeggi i suoi primi 100 anni di vita guardando tutti dall'alto in basso. Intanto ha chiuso il 99 realizzando il 101esimo gol ufficiale di un anno per molti versi indimenticabile, non soltanto per le cose belle, ma anche per uno scudetto gettato che sarà difficile dimenticare. Non poteva essere l'autarchico Piacenza di Gigi Simoni e di altri 4 ex laziali ad affondare la corazzata di Eriksson, che ha navigato in acque tranquille per tutti i 90 minuti, nonostante qualche decisione sconcertante dell'arbitro bolognino. Gli emiliani hanno fatto troppo poco per poter sperare di farla franca e troppo presto hanno dovuto capitolare. È il minuto numero 9 quando una fiondata di Mihajlovic pesca in area Gottardi, che corregge in acrobazia per Salas sul filo del fuorigioco. In queste condizioni il cileno non perdona ed è suo il gol numero 100 del 1999 laziale. La replica del Piacenza è poco convinta e si limita a un diagonale al volo di Buso su corta respinta di Pancalo. Poi, per 10 minuti tra il 29esimo e il 39esimo, bolognino si erge a protagonista assoluto dell'incontro. Prima la Lazio chiede la massima punizione per un intercetto di Lucarelli col braccio sul cross di Boxic. Quindi Nedved addomestica un lungo lancio di Mihajlovic e rompe in area, dove Polonia lo ferma senza tanti complimenti. E nel prosieguo dell'azione il guardalinee Buda segnala un doppio fuorigioco di Boxic e Salas, serviti però non da un compagno, ma dal colpo di testa di un giocatore del Piacenza. Bolognino annulla l'azione, poi si accorge dell'errore e scodella la palla. Il primo tempo si chiude su un assist di Boxic a Lombardo che calcia fuori bersaglio. Le cose non cambiano nella ripresa. Al 13esimo Salas se ne va in contropiede sul rilancio di Favalli e Dell'Icarri lo mette giù poco prima dell'ingresso in area, guadagnandosi la seconda ammonizione e il riposo anticipato. Sul calcio di punizione che ne segue Mihajlovic scarica a sinistro sulla barriera e poi raccoglie la respinta per realizzare col piede sbagliato il gol della sicurezza. E sul 2-0 la partita, che non è mai stata accesa, si spegne definitivamente.